dice in vino veritas, io dico in tisana vanitas. Buongiorno, sono Grazia, vi do il benvenuto dal centro estetico della palestra Top Gin in Sago, sono la responsabile e oggi voglio parlarvi di bellezza e di benessere. Oggi vi voglio parlare di una nuova tisana della linea Naturline che utilizziamo da tempo e che sicuramente molte delle nostre clienti conoscono e utilizzano da tempo. Sono tisane ottenute con il procedimento della decottopia. È un procedimento particolare che con una macerazione delle piante officinali mantiene tutti i principi attivi e evita però che possano creare allergie o intolleranze alle persone che le assumono. Inoltre queste tisane non contengono né alcol, né zucchero, né glutine, per cui sono perfette anche per chi segue un corretto programma nutrizionale. La settimana scorsa vi ho parlato della tisana T12, che è quella dei liquidi altamente drenante. Oggi vi voglio parlare della tisana T11, che è l'elisir delle gambe leggere. Questa tisana è a base di semi di lino, di equiseto, di foglie di carciofo, di amamelide, di vite rossa e di anice stellato. A fine giornata, per chi sta troppo in piedi o troppo seduto, a volte abbiamo la sensazione di pesantezza degli arti inferiori, disturbi circolatori, capillari, ahimè a volte anche vene varicose e cellulite. Ecco che ci viene in soccorso la tisana delle gambe leggere e in realtà è un vero e proprio elisir che è un tonificante per le vene, riattiva la circolazione e è un vasocostrittore periferico. Sono tra l'altro facilissime da assumere perché vengono proposte con una bottiglia di prodotto concentrato da 500 ml, hanno il tappino dosatore, per cui si prende una bottiglia da 1,5 litri di acqua, io l'ho già preparata per farvela vedere, si toglie circa mezzo bicchiere d'acqua e si aggiunge la tisana. L'acqua può essere utilizzata a temperatura ambiente, fresca o anche tiepida. Consigliamo sempre di usare un'acqua magari leggera con un residuo fisso basso. Il 1,5 litri di prodotto va assunto durante la giornata, questo è proprio il protocollo corretto del prodotto. Se vi è piaciuto questo video, condividetelo, mettetemi un like, commentatelo. Alla prossima tisana!